Oh, Anark, sei pronto? Sì, sei pronto, fa! Sei pronto! Oh, Aki! Pronto? Sicuro di farcela? Va bene, vai! Vai! Vai, uccellino! Vai! Se no, io piscio sulla tua attività! Ah, troppo tardi. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo... Ehi, Anark! Sei tornato! Wow, è vivo ragazzi! Vabbè, allora oggi vi spiego come farmare nella foresta rossa senza uccidere nessuno. Vabbè, ci siamo portati una mazza di fortuna. Tanto la mazza di fortuna contro questi non serve a niente. Quindi vi consiglio di portarvi delle armi da taglio con le lame oppure qualche revolver oppure una pistolina fatta in casa. Ad ogni modo, farmare nella foresta rossa è molto semplice, quindi portatevi anche un'ascia di ferro, raccogliete il più possibile. Comunque dovete raccogliere anche i funghi perché servono, perché serviranno nella missione per salire di livello. Quindi più legna farmate è meglio è per voi, perché vi servirà più avanti. Allora, per adesso questo corridore sta fermo, l'altro sputatore sta fermo. Ok. Allora, Anark. Adesso Anark deve attirare tutto. Ecco, adesso ha cominciato a tirare il grassone, un altro grassone e io posso abbattere giù questo albero. Quindi, ragazzi, così si fa. Basta che il vostro socio attiri tutti gli zombie della mappa mentre l'altro si occupa a farmare. Quindi spero tanto che non fallisca, come ha fatto l'altra volta che è morto. Quindi, ok, io gli ho detto di uscire, ma lui sta continuando, vabbè. Wow, quanti ne ha addosso? Vabbè, meglio si è... Ah, ragazzi, ha tirato anche il putrefatto, quindi mi ha liberato la zona. La cosa più bella è che quando dai 4 colpi già cade a terra questo albero, invece nell'altro giocatore dai 8 colpi alla quercia e già si consuma l'ascia, vabbè. Madonna! Quanti ne sono? Ok, io da questa parte non posso andare oltre, quindi Anark sembra che... Ecco, Anark è uscito, come sempre. E quindi ragazzi, questo qui è trucchetto da fare per farmare semplicemente senza usare le armi, senza uccidere gli zombie. Basta che bene, io adesso mi sono accovacciato dietro questo sputatore che non so che devo fare a questo garzone. Vabbè, forse è meglio se scappo. Faccio... Ah, ecco, devo scappare. Quanti grassoni dietro, mamma mia, tutta la banda di Anark. Quindi ragazzi, spero tanto che abbiate capito come funzioni questo trucchetto. Quindi basta che il vostro socio attiri tutti gli zombie della mappa, così l'altro può farmare. Quindi grazie tante per questa visione. Io continuo. Oh Dio, vabbè, io vi saluto. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate like e mi raccomando, attivate anche la campanellina perché ci saranno altri tipi di video come questi, diciamo di piccoli tutorial. Quindi ragazzi, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao! This is the future.